Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Io Risparmio e bentornato in un nuovo video. Oggi andiamo a parlare un attimino di nuovo di dividendi, ma in questa occasione andiamo a parlare del fatto, e questa è una considerazione che faccio relativamente ad alcuni commenti che mi sono stati fatti sui video precedenti, del fatto che investire in aziende con dividendi molto alti può essere molto rischioso, e su questo sono pienamente d'accordo, per cui volevo andare a fare le mie personali valutazioni su questo argomento. Ovviamente si tratta mai di consigli finanziari, ma semplicemente delle mie uniche personali opinioni, per cui niente da dire, questo è quello che dico e non è legge, è assolutamente solo il mio pensiero. Ovviamente prima di iniziare ti ricordo che in qualunque momento puoi iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Inoltre, se questi contenuti sono di tuo gradimento, in qualsiasi momento puoi lasciare un bel pollice in su, così fai capire a me e anche all'algoritmo di YouTube che questi video sono di tuo gradimento. Pronti? Partenza, via, ready, steady, go. Iniziamo col video. Per cui, alti dividendi, alti rischi. Queste sono le mie considerazioni su come approcciarsi al mondo dei dividend yield alti. Perché è un mondo molto particolare, un mondo che ha bisogno anche di rispetto, perché ci sono ovviamente delle situazioni in cui i dividend yield sono sostenibili, i dividend yield alti sono facilmente sostenibili nel lungo periodo, ma non sempre è così e bisogna fare delle opportune considerazioni. Andiamo subito a partire dalla parte fondamentale. Ti interessano gli interessi? Nel senso, la parte degli interessi è molto importante quando si va a considerare un dividend yield alto. A livello globale, i tassi di interesse in questo momento rimangono vicini ai livelli più bassi che ci sono mai stati, per cui questo spiega, da parte degli investitori come me che investono in dividendi, un interesse particolare per tutti quei titoli azionari che offrono appunto dei rendimenti da dividend yield molto alti. Questo ovviamente per il fatto che ci si può assicurare una rendita costante nel lungo periodo che possa andare a impattare anche quello che è il costo della vita tramite l'inflazione, e ovviamente andando anche a cercare dei titoli che possono darci, oltre al dividendo alto, dei capital gain. Non esistono però aziende grandi, REITs o BDC, che siano sicuri al 100% con questo dividendo, col dividend yield alto. Il mercato non sarà mai un ente di beneficenza, Wall Street di per sé non offrirà mai, Wall Street per dire insomma il mercato più grande, ma qualsiasi mercato, non offrirà mai rendimenti di reddito così appetitosi senza poi mollarti sul groppone dei rischi che siano maggiori della media di mercato. Per cui queste sono delle considerazioni da fare. Dividend yield alti non sono mai dati con gratuità o gratuitità, insomma, non sono mai stati dati gratis. Portano con loro dei rischi molto particolari, molto più importanti rispetto ad altri asset. Nel caso dei BDC, che è un asset class che sto, diciamo, studiando molto di più in questo periodo e nel quale sto investendo molto di più in questo periodo, il flusso di cassa che viene dato a sostegno dei dividendi alti consiste principalmente in tutto quello che è la differenza dei prestiti che viene dato alle aziende che chiedono appunto i prestiti al BDC, e poi quello che è la parte di profitto che appunto l'azienda ti prende da questi prestiti. Questo vuol dire che si tratta di aziende che chiedono dei prestiti a degli interessi molto più alti di quelli che potrebbero essere erogati dalle banche, perché le banche trovano alcuni soggetti molto più rischiosi e per cui non vanno a dare appunto questi prestiti alle aziende in questo settore. In altre parole, si tratta di mutuatari che hanno dei rischi molto più elevati della media, magari che sono un po' come quello che è successo con la crisi dei mutui subprime, e non hanno alternative migliori che andare a rivolgersi ad enti che non siano bancari, per cui i BDC. Come in ogni caso, esistono diversi tipi di prestiti di qualità variabile con un rischio più o meno elevato. Generalmente questo qua è corrispondente a tassi di interesse appunto più elevati. Questo porta con sé dei rischi associati maggiori e questo è un motivo fondamentale per essere molto selettivi quando si va a investire in qualsiasi tipo di azienda, ma in particolare, come in questo caso, in questo esempio, nei BDC. Il nostro investimento deve essere valutato con le opportune ponderazioni, con gli studi approfonditi sulle aziende in cui andiamo a investire e su tutto quello che l'azienda può offrire. I rischi sono sempre presenti. Le aziende, come in questo caso ad esempio, come continuo a ribadire, i BDC, sono quotati sui mercati azionari ed essendo soggetti alle sue fluttuazioni, si espone non solo il BDC a quello che sono i rischi del proprio business, per cui a quello che è il rischio relativo a dove va a investire, ma anche al rischio della paura dell'investitore.
medio o istituzionale che esso sia, questo non conta. Chi investe, come me o te, guarda il rapporto rischio-rendimento. E questo rapporto può essere variabile nel tempo. Per esempio, se i prezzi delle azioni vanno a diminuire nel tempo, per qualsiasi motivo, ma ad esempio in questo caso ci potrebbe ritrovare alcune scelte manageriali che hanno magari scelto di andare a fare dei prestiti in aziende che sono troppo rischiose o dare dei prestiti che sono troppo speculativi, e questo cosa può portare? Ha un impatto molto importante su quello che è il valore delle azioni nel mercato azionario, che porta poi a cascata a un taglio forzato dei dividendi, a un deprezzamento del titolo sul mercato azionario dove viene scambiato e al risultato ultimo di avere un BDC con un NAV che ha un calo costante. Chiunque avesse scelto un'azienda solo ed esclusivamente basandosi sul dividend yield alto, poi magari può andare a trovarsi in situazioni molto ma molto cattive, perché non ha fatto le opportune valutazioni di analisi fondamentale sull'azienda e vedrebbe erodere quello che è stato fino a quel momento magari il proprio capital gain, o magari non l'ha mai visto, quello che è stato il proprio dividend yield, magari trovando in una situazione in cui il dividend yield viene tagliato completamente, anno dopo anno magari viene completamente cancellato dall'azienda, il capital gain va a calare, con diciamo la possibilità ultima che magari l'azienda in cui siamo andati a investire possa andare in bancarotta. La ciclicità anche conta nei nostri investimenti sui dividendi alti. Oltre a tenere in considerazione le crisi che sono generalizzate, come ad esempio la crisi pandemica che stiamo affrontando in questo momento, bisogna anche tenere in considerazione che ciclicamente si verificano crisi in determinati settori. Nel 2008, per esempio, era la crisi dei mutui subprime, ma ci sono state anche altre crisi nel tempo, come ad esempio quella petrolifera degli anni 70. Non ci sarà una crisi ultima, queste sì, andando a ripetere ciclicamente nel tempo, e bisogna andare a scegliere business che possono affrontare queste crisi nel tempo in maniera solida. Oltre alle crisi generalizzate o settoriali che siano, poi l'economia va a muoversi su cicli economici, e per cui fattori che sono da tenere in considerazione quando andiamo a fare i nostri investimenti. Per cui tutti gli investimenti vanno valutati in base a tutto quello che sono le molteplici variabili che possono andare ad influenzarli. Molti BDC sono nati ad esempio dopo la crisi dei mutui subprime, perché alcune aziende si vedevano rifiutare i propri prestiti da banche che erano in difficoltà economiche, e per cui questo slancio di prestiti, che poteva essere un business in forte crescita, ha dato nascita, origini a numerosi BDC che nascevano un po' come a mele sugli alberi e che davano dei prestiti ad alcune aziende che in quel periodo non potevano provvedere a garanzie molto solide e che non trovavano altre alternative che credere dei prestiti a delle entità terze, appunto i BDC che nascevano in quel periodo. Il fatto che questi rubinetti venissero chiusi da parte delle banche appunto ha fatto nascere queste aziende, che però in molti casi sono stati come fuochi fatui, nel senso che sono nate, hanno regato prestiti a destra e a manca e poi si sono ritrovati in situazioni in cui non potevano più ricevere il pagamento delle rate dei propri prestiti e sono andati a decadere, sia in essere state BDC quotati in borsa o BDC privati, LSC, LLC come vengono chiamati in America. Poi esiste anche il fattore umano che va a influenzare quello che potrebbe essere il rendimento dei dividendi alti. Le aziende sono quotate e guidate da uomini, e per cui questi uomini come me sono imperfetti. Ad esempio Triangle Capital, che è uno dei BDC che viene considerato fra i meglio gestiti del settore, ha una gestione interna e non è quotato in borsa, è un LLC, è un BDC privato, eppure ha dovuto tagliare il proprio dividendo nel 2016 e nel 2017 in funzione che quella che era la propria eccessiva esposizione al settore oil and gas e sulle susseguenti perdite che questo ha creato al BDC dovuta alla crisi di quel periodo. E sovente in alcuni casi, ad esempio, che alcuni BDC come Main Street Capital, ticker Main, BDC che voi sapete, nel quale io investo, ha dovuto invece regare un dividendo in più, per cui la gestione ha dovuto anche sopperire ad alcune mancanze di forse di eccessivo guadagno. Questo perché i BDC come i REITs hanno delle legislazioni americane nelle quali gli earnings devono essere distribuiti almeno al 90%. Se questo non avviene, appunto, le aziende hanno dei forti svantaggi fiscali, delle sanzioni fiscali, e questo va ad influire sulla emissione di dividendi aggiuntivi, special dividend, appunto per evitare la problematica. Questo è anche una gestione dal punto di vista umano, per cui il management è una di quelle
parti di analisi fondamentale che molte volte viene sottovalutato, ma che invece va approfondito molto. Un board o un management team va approfondito e va capito se è valido oppure no. Anche il settore è importante, ogni settore ha le proprie peculiarità, ad esempio i BDC sono molto più esposti a crisi o in generale a rischi più elevati. Il fatto di esporsi finanziariamente a soggetti che a volte non sono in linea di massima, molto inclini a ricevere finanziamenti da parte di enti come le banche, rende i BDC a cascata molto più deboli da gestire. Questi soggetti deboli ricevono prestiti ad alti tassi di interesse che durante le crisi settoriali o le ciclicità potrebbero non essere in grado di onorare, e questo a cascata va a impattare i cosiddetti BDC. La scelta delle aziende ad alto dividendo deve comunque ponderare tutte queste variabili per evitare di creare delle situazioni di rischio al nostro cash flow. Durante la crisi pandemica, alcune banche europee, e per questo magari cito quelle italiane, Intesa San Paolo, hanno ricevuto l'obbligo di sospendere i propri dividendi per garantire la stabilità economica della banca e del sistema bancario di per sé. Soggetti che erano solidi, ma anche se avrebbero potuto pagare i dividendi, al quale è stato obbligato di sospendere il pagamento dei dividendi. Questo significa che il dividend yield alto, anche se sostenibile, a volte viene per fattori esterni bloccato, e la diversificazione da questo punto di vista è molto importante per garantire il nostro cash flow. Proteggere la pensione, per quanto mi riguarda, è il punto fondamentale. Ritrovarsi a una certa età, per un anno anche o due, senza il flusso di cassa che ci siamo creati nel tempo e magari che abbiamo messo lì come una formichina che piano piano raccoglieva i propri frutti per poterseli vedere restituire nella vecchiaia, può essere deleterio, perché in vecchiaia abbiamo una pensione che magari non è eccezionale e il nostro flusso di cassa di dividendi ci aiuta ad arrivare a fine mese. Se una persona vuole essere un investitore consapevole, dovrebbe essere in grado di diversificare il proprio portafoglio su dividendi. Per quello che mi riguarda, in questo articolo, in questo video parliamo di dividendi, su diversi settori, diversi dividend yield e diversi payout ratio. Ci sono aziende migliori di altre, ma lo sono in questo periodo storico particolare. Fra 30 anni la situazione potrebbe cambiare, così come 30 anni fa la situazione era diversa. Le più grandi aziende capitalizzate 30 anni fa ora non sono le più grandi, e questo è un qualcosa che va preso in considerazione quando si vanno a creare i propri portafogli, quando si va a creare diciamo le fondamenta delle proprie rendite future. Bisogna essere in grado di difendersi dalla ciclicità, dalla imprevedibilità del mercato e alla settorialità del mercato. Bisogna essere degli investitori fortemente consapevoli. Quali sono le mie conclusioni? Il mercato è mutevole, che si parli di REITs, BDC, Dividend Kings, Dividend Aristocrats. Storicamente tutti questi possono avere delle ottime o delle pessime performance in base alle aziende che scegliamo, ma le performance passate non sono indice delle performance che andranno a verificarsi nel futuro. Questa è una cosa che si dice sempre, ma molte volte la si dice per prassi, senza valutare il valore importante di queste parole. Se si vuole vivere la vecchiaia con i propri dividendi, la copertura del reddito è la parte più importante che dobbiamo analizzare, è quella fondamentale. Tutto questo deve essere anche aggiustato in base alla propria percezione del rischio, ai propri obiettivi di vita, quelli che ci poniamo, a tutto quello che è il nostro discorso, che va fatto a priori prima di cominciare a investire e non in corso d'opera. Comprare e lasciare lì i propri investimenti, un po' come si faceva da classico cassettista per tanti anni, secondo me è un errore madornale. Poi ognuno la pensa come vuole, queste sono delle mie valutazioni, ma comprare e lasciare lì e basta, senza andare a valutare il proprio portafoglio nel tempo, secondo me è un errore che non va fatto. Non esiste niente di sicuro. L'unica sicurezza che abbiamo è che i nostri soldi sono nostri, ce li siamo guadagnati noi e dobbiamo essere noi a andarli a proteggere nel tempo, fare di tutto per non perderli. Bene, siamo arrivati anche alla fine di questo video. Spero di aver dato una panoramica generale su quello che è il mio pensiero sui dividendi alti e su quello che secondo me sono le valutazioni che vanno fatte per proteggere il nostro cash flow nel lungo periodo. Ovviamente, come sempre detto, sono valutazioni personali e non sono consigli di investimento finanziari, perché non sono un consulente. Se questo video è stato di tuo gradimento, per favore fallo capire a me e anche all'algoritmo di YouTube lasciando un pollice in su. Ovviamente, se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!